Salve a tutti youtubers e benvenuti a un nuovo video da parte del team di Portal Games. Io sono Lack e oggi siamo qui su Dragon Ball FighterZ. Continuiamo la seconda puntata e ci eravamo lasciati al capitolo 4. Adesso stavo vedendo dove potevo andare per andare a affrontare il nostro boss che è Cell. Il giro che ci conviene fare è andare da Trunks, sconfiggere lui con Krillin clone e poi andare da Cell. Così facciamo meno combattimenti. Qui troviamo un clone di Krillin. Inizia lo scontro tra Krillin e il suo clone. Loro sono di livello 2, sono a livello 1, non riesco a capire perché non avanzo di livello, però va bene lo stesso. Iniziamo subito con una spinta. Energetica in faccia a Trunks ed è morto. Ma arriva Krillin. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto di questo gioco, cioè quando passiamo da un personaggio all'altro che c'è la scenetta molto figa. L'ho apprezzata molto, sono sincero, perché solitamente entrava in campo l'avversario stop, quindi adesso è già un po' più carina come cosa. Aspetta, perché non mi fa l'onda? Ah, perché non sono carico, ok. No, non l'ho preso. Lasciamo entrare Krillin. Lo finiamo con lui. Krillin ha avuto la sua vendetta. Ok, Goku è salito di livello. Almeno ce l'abbiamo a livello 2 Goku, che non fa mai male. Perfetto. Perché questo si è acceso? No, non si capisce. Andiamo di qua e poi andiamo di qua contro Cell. Strano che non abbiamo incontrato prima Freezer. Cell. Siamo alla navicella con Bulma e Krillin è molto preoccupato per sua moglie, Androide 18. Ci siamo resi conto che c'è Cell in giro. Vai, vanno a dare un'occhiata e vanno a spaccare la testa, signori. Cell. Non deve essere molto difficile battere Cell perché ho visto che è praticamente solo, non ha compagne, possono aiutarlo. Questi panorami gratuiti, ok. Siamo arrivati. Ecco qua, C18 se l'è chiamata Krillin comunque prima. Kienzan. Quindi andiamo subito in difesa di C18. と思えば孫悟空と。
È svenuta, non si sa se è morta oppure no, ma ha perso i sensi. Dai ragazzi, sfidiamo Cell. È arrivato il momento. Non perdiamoci in chiacchiere, non parliamo troppo. Qua la situazione è molto seria. Cell è a livello 6 per le cose. Noi abbiamo un Goku a livello 2 e un Krillin a livello 1. Siamo nella merda, signori. Entra i Krillin così gli diamo qualche mazzata anche con lui. Kenzan per noi. Caccia pochissimo il Kenzan. Che miseria, lui caccia tantissimo invece. Maledetto, sta parando come non mai. Perfetto. Abbiamo sconfitto Cell. Dai Krillin, sali di livello, no, ancora non è salito di livello qui. C'entra qualcosa quella donna a fianco a C18, secondo me. Si è volatilizzato, è sparito. Vediamo un po'. Numero 18, stai bene? Sta bene, non preoccuparti, è solo svenuta. Grazie per aver aiutato il numero 18, ma chi sei? Cioè, presentati. Io ero ricercatrice un tempo, ero fiera di far parte del Red Ribbon. Quindi ricercatrice esercito Red Ribbon, va bene. La Red Ribbon è la causa di tutto. Perfetto. Poi ci siamo imbattuti in sé, ma secondo me sta dicendo un po' di cavolate, però. Nessuno può dircelo ancora. Ora si unisce anche a loro. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine del capitolo numero 4, direi di finire qui questo capitolo, perché al prossimo abbiamo già la mappa numero 5, il capitolo numero 5, e quindi direi che ci possiamo vedere al prossimo video con il capitolo 5 ragazzi. Mi raccomando, seguiteci sempre, lasciate like al video, commentate qua sotto e si ci vede alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.